In ottemperanza alle disposizioni del governo, la Regione Puglia ha istituito presso l'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale la Centrale Operativa Regionale di Telemedicina delle Cronicità e delle Reti Cliniche. L'agenzia si avvale del supporto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari Giovanni XXIII, sia per la componente sanitaria necessaria all'erogazione delle prestazioni, sia per l'ospitalità logistica della componente operativa e tecnologica. Grazie alla CoreHealth, prima esperienza di centrale regionale di telemedicina nel panorama nazionale, i pazienti possono essere curati da casa, accompagnati da un'autogestione della propria malattia cronica, riducendo così le ospedalizzazioni e le visite presso gli ambulatori e i medici. La telemedicina non è altro che uno strumento in mano al medico, è un'opportunità per il paziente per migliorare la qualità dell'assistenza. Con questo progetto, da tanti nuclei sperimentali che ormai da anni si stanno sperimentando sul nostro territorio, passiamo ad una fase attuativa in cui la telemedicina diventa realtà e diventerà progressivamente quello strumento che davvero a 360 gradi porterà l'assistenza a casa del paziente anche quando un operatore sanitario non potrà recarsi a casa dello stesso. La casa come primo luogo di cura non significa che tutte le cure si potranno fare in poltrona, ma in qualche modo si potrà gestire il proprio percorso clinico senza spostarsi, senza aggiungere il disagio di muoversi, senza aggiungere anche il disagio di frequentare dei luoghi sanitari che, ove non sono pericolosi, perché i luoghi sanitari e gli ospedali rimangono in qualche modo pericolosi, rimangono in qualche modo psicoemotivamente impegnativi. Casa propria è la propria comfort zone, i punti in cui che si conoscono, si sa come ci si muove, si sa dove ci si sta. Per cui questa, prendetela come il primo passaggio, il primo lotto di implementazione, non è Amazon della sanità per intenderci, quindi non è a consumo mi prenoto una televisita, non è Booking, non è vola gratis della sanità, ma i pazienti vengono coinvolti in un percorso un po' più ampio, quindi un percorso, è la famosa presa in carico, ti prendo in carico perché potresti andare incontro a problematiche di salute, perché hai condizioni croniche o di malattie cardiovascolari o oncologiche o di malattia rara e via di seguito. È un'attività che si aggiunge all'attività tradizionale di reparto, ambulatorio, sala operatoria, reparto, controllo cartelle cliniche e control room, quindi un pezzo in più.